davanti a Palazzo Chigi di Formello, vicino a Roma. Palazzo Chigi perché la famiglia che dà il nome è la famosa famiglia che ha fatto anche Palazzo Chigi a Roma, ben noto. In realtà il palazzo che osserviamo è una tipica creazione del Rinascimento. Siamo nella seconda metà del 400, abbiamo anche una data sulla facciata, 1464, che ne attesta l'epoca, il periodo della famiglia Orsini. La famiglia Orsini è anche la famiglia che crea questa piazza, Piazza San Lorenzo, una vera opera urbanistica. Qua passa anche la via Francigena. Tante storie che vengono raccontate all'interno del palazzo. Ci troviamo qui nel cortile di Palazzo Chigi di Formello, è il luogo dove si riceve la prima accoglienza ed è anche il luogo dove vengono raccontate attraverso i restauri le fasi edilizie di questo palazzo splendido. Palazzo che ha le sue origini nella torre medievale del 200 ad opera degli Orsini, gli stessi Orsini che realizzarono questo cortile e tutte le strutture intorno, fino ad arrivare al secondo piano che è stato realizzato durante il periodo dei Chigi. Il portico del cortile di Palazzo Chigi ospita il repertorio lapideo del Museo dell'Agrovegliantano, come questo bellissimo soffitto e anche il nostro cosiddetto imperatore, una statua di primo secolo d.C. che è stata rinvenuta dal cardinale Flavio Chigi e posizionata proprio in questa nicchia nel 1600. Dal cortile nobile del palazzo arriviamo alla loggia, che era il luogo dove in qualche maniera si arrivava e si era benvenuti nel palazzo antico. E ancora oggi la loggia, questa struttura, accoglie i visitatori e tutti i convenuti nel palazzo. Da qui si dipanano le due ali del palazzo e abbiamo delle bellissime decorazioni che ci offrono tantissimi spunti. La diana di Francesco Milizia del 1663 ci accoglie in un mondo campestre, di caccia, di divertimenti e di svago per i nobili. Mentre invece il nostro simbolo, il simbolo di Formello, la statua simbolo del nostro paese, ma ripara questo ermafrodito, Dio Priapo ermafrodito di secondo secolo d.C., ci accoglie e ci augura tanta fertilità con i suoi attributi sia maschili che femminili e la veste sollevata a contenere i frutti per la fertilità sia in amore ma anche nel lavoro dei campi. Qui a Palazzo Chigi, dentro il Museo dell'Agrovegliantano, raccontiamo la storia del territorio e la raccontiamo in un modo un po' diverso. Le vetrine sono, per esempio, fatte in forma di una capanna per raccontare la storia di come si abitava da queste parti nell'età del bronzo finale. Siamo nel X secolo a.C., Isola Farnese è il contesto. Altri contesti, Piazza d'Armi, la porta nord-ovest, le varie tombe, abbiamo diversi contesti, diverse storie da raccontare. Questo è un museo che appunto è legato al territorio, ma non solo di Formello, di un territorio molto più ampio che arrivava fino alle porte di Roma, fino al Tevere, il punto massimo di espansione della città etrusca di Veneto. Un'altra esposizione al Museo dell'Agrovegliantano a Formello, la tomba campana proprio a Formello, un contesto affascinante, in realtà frutto di un falso. Il marchese Campana ha messo vari pezzi veri in un contesto diverso e ha ingannato tutti.
dal 1843 agli anni 80 del secolo scorso. Noi raccontiamo anche questa storia con la bellezza dei vari reperti, ma anche l'inganno che ha fatto il marchese. Un'altra bella sala dentro il Museo dell'Agroorientano di Formello, uno dei contesti principi, il tumulo Chigi, il tumulo di Montaguzzo. Tanti vasi, tanti reperti che stavano dai depositi di Villa Giulia che sono tornati qua nel loro luogo d'origine e possono dimostrare la ricchezza e anche il modo di vivere degli Etruschi anche nel momento della loro morte. Abbiamo giocato un po' sul contenitore e il contenuto. Con l'architetto Antonio Mascia abbiamo pensato di fare la vetrina in forma di una delle celle del tumulo, che contiene appunto i reperti che vedete. Siamo nell'altra sala del Museo dell'Agroorientano. Diversi temi vengono affrontati. Qua abbiamo molte offerte votive di un contesto in cui hanno sacrificato sia Etruschi prima e Romani dopo. A noi di nuovo danno molte informazioni. Come si vestivano le persone delle diverse età? Che cosa ritenevano importante nella loro devozione verso la divinità? Uno spaccato della società che ci interessa e che ci fa anche ammirare la bellezza delle opere d'arte. Giungiamo infine sulla vetta della Torre Civica di Formello, che dal 2001 riproduce la torre medievale antica abbattuta nel 600. La scala che abbiamo percorso rappresenta su ogni gradino una tappa del cammino francigeno e si arriva infine alla cima della torre, dalla quale poi si può osservare la meta del cammino, ovvero Roma. Come sentite dal vento, siamo adesso in cima alla torre civica di Formello, che è stata concepita come ultima sala del Museo dell'Agroorientano. Da qui infatti possiamo osservare tutto il meraviglioso territorio di cui Formello è fulcro, sia dal punto di vista delle visite, sia dal punto di vista dell'accoglienza e degli spazi pubblici. Il territorio veientano è vicinissimo a quello di Roma e da qui sopra possiamo osservare il mare, possiamo osservare la città di Roma che aspetta il pellegrino in cammino, possiamo osservare tutta una serie di meraviglie, di luoghi meravigliosi da cui provengono i reperti che si trovano all'interno del nostro museo.